Fondazione Poliambulanza è un moderno ospedale che porta il nome di un'antica opera di carità cittadina di questo territorio, ma oggi è una struttura molto avanzata, una struttura con circa 600 posti letto, servizi di alta specializzazione, 1900 dipendenti. Deve fronteggiare le necessità energetiche di un moderno impianto, di una struttura con tecnologie molto dispendiose e molto energivore. Da qua la necessità di individuare delle politiche di risparmio energetico, di investimento per produrre energia a costi minori, salvaguardando l'ambiente. Siamo in compagnia dell'ingegner Galluzzi per parlare nel dettaglio dell'impianto di trigenerazione di Poliambulanza. Ingegner Galluzzi, l'impianto è stato inserito nel contesto ospedaliero prestando molta attenzione all'impatto visivo e acustico, giusto? Sì, esatto, corretto. Questo impianto è stato costruito appositamente per ospitare il motore di trigenerazione e tutto l'impianto. È stato richiesto la fornitura di un impianto con un'emissione sonora pari a 45 decibel a 10 metri. Questa emissione è stata ulteriormente ridotta con la costruzione di una parete fonoassorbente alta 6 metri che è stata interposta tra il punto di emissione, l'impianto di trigenerazione, e il nostro ricettore più vicino. I risultati raggiunti dall'adozione di una soluzione in container e dall'involucro dotato anche di questa parete fonoassorbente esterna sono stati sbalorditivi. Infatti, da delle prove fonometriche che abbiamo effettuato durante la notte la scorsa estate, gli strumenti adottati non sono riusciti a percepire la presenza o meno dell'impianto, quindi a capire se l'impianto era effettivamente in funzione oppure no. L'installazione dell'impianto di trigenerazione ha portato e porterà numerosi benefici a Poliambulanza sia in ambito economico che ambientale, corretto? Sì, corretto. Poliambulanza ha investito molto in questo progetto, è un investimento che nella sua totalità è costato circa 3 milioni e mezzo di euro, però il beneficio è molto alto. Ci attendiamo un rientro dell'investimento inferiore ai 3 anni e un beneficio economico pari a circa 1 milione e mezzo di euro. I vantaggi legati a questo tipo di impianto non sono solo di tipo economici, ma sono anche di tipo ambientale. Grazie a un rendimento complessivo dell'87% e delle 8.000 ore equivalenti di esercizio della macchina, riusciremo a ridurre le emissioni di CO2 di circa 3.500 tonnellate all'anno. Bene, grazie ingegner Galluzzi. Lasciamo ora la parola al nostro esperto di cogenerazione che ci spiegherà nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche di questo impianto. L'impianto di trigenerazione di Poliambulanza è un esempio di corretta integrazione tra problematiche tecniche volte alla massimizzazione dell'efficienza energetica e corretto inserimento nell'ambiente in cui è stato realizzato. Il sistema di dissipazione costituito dal radiatore di emergenza e dalle torri evaporative per la dissipazione dell'energia termica prodotta dall'assorbitore è realizzato in un cortile a cielo aperto confinato attraverso delle pareti fonoassorbenti in continuità estetica con il resto dell'edificio. Il cuore dell'impianto di trigenerazione di Fondazione Poliambulanza è costituito da un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas naturale, caratterizzato per una potenza introdotta di 4.477 kW. Il motore, accoppiato ad un generatore elettrico, è in grado di produrre una potenza elettrica di 2.004 kW con un rendimento del 44,7%. Il motore genera inoltre una potenza termica pari a 1.900 kW, disponibile per l'utilizzo da parte della struttura ospedaliera come potenza per la climatizzazione delle strutture stesse o la trasformazione in energia frigorifera prodotta da un assorbitore a bromuro di litio sotto forma di acqua refrigerata a 7 gradi centigradi.